Questi sono i diversi gradi di maturazione di un caffè. Questa è la ciliegia perfettamente matura, quella che vedete rossa, è quella che viene selezionata anche per uno specialty coffee, quello che serviamo noi qui. Questo rende un caffè speciale perché c'è un lavoro di attenzione fatto a monte in piantagione. Io sono Paola Campana, titolare dell'azienda di famiglia Campana Caffè. In azienda mi occupo prettamente del marketing e della comunicazione e anche insieme a mio fratello della selezione dei caffè di qualità che comunque commercializziamo e tostiamo. A Pompei abbiamo aperto un specialty coffee dove proponiamo alla clientela una selezione di caffè di alta qualità. Tutti i caffè certificati, selezionati, raccolti a mano, ciliegia per ciliegia. Si cerca di rispettare anche il processo di tostazione, rispettare anche il processo di estrazione del caffè. Noi ad esempio estraiamo il caffè a una temperatura di 93 gradi proprio per non bruciare le note aromatiche di un caffè. Verde come all'origine nella bacca, nella ciliegia, che può essere rossa o gialla a seconda della varietà botanica. E questi sono i diversi gradi di tostatura del caffè. Noi cerchiamo di arrivare a un livello di tostatura questo, quindi per cui cerchiamo di preservare tutti gli aromi e gli oli essenziali contenuti in un chicco di caffè, perché il caffè è fatto di proteine, zuccheri, grassi. Cerchiamo di preservare tutte le note aromatiche più buone del caffè, di non bruciarlo come si fa generalmente in Italia, nel napoletano specialmente. E spesso a volte si cerca anche di nascondere i difetti di un caffè. Noi nella tradizione napoletana siamo abituati a bere un caffè più tostato e sentirne anche le note un po' più forti. Tra l'altro siamo abituati anche a bere il caffè con lo zucchero. Un livello di tostatura del genere fa sì che il caffè sia anche più amaro. Un chicco di caffè varia a seconda del territorio in cui cresce, anche delle escursioni termiche che subisce. Specialmente in questo tipo di settore, quello dello specialty, abbiamo a che fare con arabica non commerciali, ma arabica particolari, che crescono da 1000 metri d'altezza in poi e che assumono note aromatiche differenti in base al territorio d'origine. Dietro questo tipo di caffetteria ci sono corsi di alta formazione, da nord a sud ci sono corsi riconosciuti dalla Specialty Coffee Association, dall'ICAF. Si conosce questo mondo, un po' vuoi perché l'imprenditore non vuole rischiare, da un punto di vista economico certo è più conveniente servire un'unica miscela. Molti baristi non sanno nemmeno che ci sono diversi tipi di caffè, dove il caffè cresce. Il filtro si pulisce, si fa anche il purge per pulire le doccette e per far uscire il caffè pulito, che non abbia sentori amari. Se non si facesse il purge rimarrebbero anche dei residui di caffè, del caffè precedente. Questa non è una macchina a leva, ma una macchina automatica in acciaio chirurgico, quindi non rilascia metalli pesanti in tazza, regolabile, caldaie separate per ogni gruppo, per cui noi con il tipo di caffetteria che facciamo specializzata regoliamo la temperatura per ogni gruppo e in modo tale da mantenere intatte le note aromatiche del caffè. Non serviamo il caffè se non estratto a regola d'arte. Alcuni specialty coffee li tostiamo qui, abbiamo una macchina di 2,5 kg. Queste sono diverse tipologie di estrazione, questo è il V60, si chiama V60 per via del dripper che è ad angolo di 60 gradi, questo è un Chemex e questo è un Aeropress, questo è esposto anche al MoMA Museum di New York, è un oggetto anche di design per preparare il caffè. Sono per me sistemi di estrazione altrettanto buonissimi e valevoli quanto un espresso, poi dipende sempre anche dai gusti del consumatore se gli piace un caffè più lungo o più ristretto come nell'espresso. Abbiamo tutti i macinini on demand, quindi garantiamo la freschezza del caffè appena macinato. E quello che è importante è che il caffè, anche espresso, lasci la persistenza al palato. Costa da 1,20 € ai 4-5 euro, poi dipende dalla tazza, se è più pregiata o meno pregiata. La nostra miscela in base costa 1,20 €. Dovrebbe costare di più un caffè del genere, però cerchiamo comunque di mantenerci
sui prezzi del mercato. Una tazza di caffè da noi può arrivare anche a costare 5 euro se si tratta di una varietà molto pregiata, ma anche 6-7. Oltre a servirli a banco, una volta assaggiato, il consumatore, il nostro cliente, può anche decidere se acquistarlo e portarlo a casa. Abbiamo dei clienti per la nostra torrefazione, bar, caffetterie, qualche ristorante, qualche hotel. Questa è una ruota dei sapori, la Flavor Wheel, ed è la Specialty Coffee Association, che viene utilizzata anche nei corsi di formazione di sensory. Queste sono tutte le note aromatiche che noi possiamo trovare in un caffè, ed è proprio come nel vino. Possiamo sentire il sentore di mela, pesca, pera, arancia, lime, cherry, quindi ciliegia, cioccolato, caramello. Possiamo sentire anche il sentore di vino, di whisky, e poi ovviamente ci sono tutte le note negative che sono queste, che sono il legnoso, il sentore di fenolico, amaro, di petrolio anche. E molto spesso ci troviamo anche ad assaporare nei bar caffè che hanno sentori di gomma bruciata.